Ballo e che ci parlerà di un argomento che non ricorre frequentemente, devo dire, fra i temi congressuali, non patologia espansiva pleura, pleuriti. Porca, vai, pleuriti, vai Luciano. Ringrazio Fabio, ringrazio tutti i presenti che siete venuti molto numerosi. Posso rubare un minuto solo per riallacciarmi a quello che hai detto prima? Te l'avrei domandato. Ok, allora niente, ne parliamo dopo allora. Ok. Bene, allora, definizione delle pleuriti ovviamente non può mancare, un'infiammazione dei foglietti pleurici che si ricoprono di fibrina, di solito è caratterizzata da una clinica abbastanza importante con un dolore pleurico lancinante, febbre, sfregamenti. Può avere vari tipi di evoluzioni, può evolvere con una regressione completa oppure anche con una fusione dei foglietti pleurici dando delle aderenze. E queste sono situazioni che a noi interessano poco dal punto di vista dell'imaging, oppure dare luogo a una forma di tipo sierofibrinoso che ovviamente si caratterizza da cosa? Dal versamento che occupa lo spazio pleurico. Quali sono le cause più frequenti di pleurite di tipo esudativa? Sono varie. Ovviamente la causa principale e classica che tutti noi siamo frequentemente, ci scontriamo frequentemente è proprio la presenza di un quadro di tipo di una origine di tipo parapneumonica. Esistono poi varie altre cause un po' meno comuni che possono essere dovuti all'infarto polmonare, all'artrite reumatoide, alla presenza di asbestosi, tutte cause che però hanno una frequenza nettamente meno importante di quello che invece la pleurite è dovuta proprio a un versamento parapneumonico. In quest'altra tabella, che invece racchiude le cause più frequenti di versamento pleurico, comprendendo quindi non solo le cause di versamento di tipo esudatizio, quindi infiammatorio, quindi anche neoplastico, ma comprendendo anche quelle che sono le cause molto frequenti di versamento trasudatizio. Qui vediamo anche dei numeri che ci possono dare un'idea in un ospedale di tipo generale della frequenza con cui compaiono i versamenti pleurici in una popolazione che afferisce in un centro di tipo generale. Vedete come ovviamente il versamento da scompenso è sicuramente il principale, il più frequente, anche se non è a noi in questo caso non interessa, però il versamento da parapneumonico invece vedete che insieme a quello neoplastico sono le cause che nettamente incidono con maggiore frequenza. Ora, versamento parapneumonico che nelle polmoniti non è una cosa molto rara, vediamo che da alcuni dati presi dalla letteratura lo possiamo osservare nel 40% dei casi. Fortunatamente di solito scivola via in modo molto tranquillo, senza dare grossi problemi, ma in una certa percentuale di casi può invece evolvere in quello che è un quadro più complesso che sfocia poi nell'empiema vero e proprio. Empiema che, o comunque versamento parapneumonico che ha una storia naturale che di solito è abbastanza sequenziale, abbastanza che si riproduce sempre in modo ripetitivo, che è caratterizzata da una forma iniziale di tipo esudativo, una forma di tipo fibrino purulento che poi evolverà verso una forma di tipo organizzativo. Qualche secondo per ricordare a tutti noi che la forma di tipo esudativo di solito è dovuta alla presenza di un versamento diciamo sterile che si caratterizza da dei valori di laboratorio abbastanza standardizzati, quindi con un pH superiore ai 7,30 e soprattutto con un LDH inferiore alle 1000 unità, questo ovviamente facendo riferimento ai classici criteri di Light. Se non va incontro a guarigione ma evolve, ovviamente abbiamo quello che è il versamento, la fase di tipo fibrino purulenta che si caratterizza proprio da una vera e propria presenza di batteri all'interno del versamento,
che poi può andare incontro successivamente a un franco empiema, cioè alla presenza proprio di abbondante tessuto, di abbondante versamento con caratteristiche opalescenti, elevati valori di globuli bianchi, pH basso e soprattutto elevati valori di LDH. Questi sono i criteri che poi aiutano fondamentalmente il pneumologo, insieme ai dati che noi forniamo, a cercare di arrivare poi a una diagnosi. Fine della situazione finale, poi quella dell'evoluzione in versamento di tipo organizzato, quindi che poi potrà evolvere anche in un vero e proprio fibrotorace. Compito dell'imaging qual è? Prima di tutto, quale imaging va utilizzato? Il percorso poi è sempre quello che abbiamo visto anche prima parlando delle patologie polmonari. L'imaging convenzionale non se ne può fare a meno, perché ovviamente fa parte di tutte le linee guida. L'ATC ovviamente come metodica problems risolutiva, e in mezzo a queste due metodiche, per vari motivi, può esserci, possiamo anche inserire l'ecografia. Il nostro compito ovviamente riconoscerlo, quantizzarlo, cercare di valutare anche l'aspetto morfologico del versamento, riconoscere delle volte anche dei segni accessori che ci possono aiutare, ad esempio, a dire se siamo di fronte sì a un versamento di tipo essudatizio, ma che non sia francamente flogistico, che magari sia neoplastico. Quindi questo è un valore importante aggiunto che ci può dare, ad esempio, l'ATAC. E ovviamente non possiamo dimenticare, cosa fondamentale, come guida alla parte terapeutica, quindi il drenaggio, ma anche alla parte diagnostica mediante l'ago aspirato. Primo step, radiografia del torace. Qual è, diciamo, le caratteristiche che ci possono far pensare alla presenza di un versamento di tipo complesso, quindi nella prima e seconda fase di evoluzione? L'unico criterio che ci può consentire la radiologia tradizionale, perlomeno per porre un sospetto, è proprio quello di vedere delle raccolte che non sono libere di porsi all'interno del cavo pleurico, ma che formano delle vere e proprie saccature all'interno dell'emitorace. Qui ne vediamo un esempio abbastanza classico, dove il si riconosce proprio una raccolta che si localizza in modo saccata proprio a livello della regione postero-basale. Qua poi, andando avanti, vediamo un altro esempio dove si riconoscono plurime concamerazioni sia a livello della parete toracica laterale, ma anche in sede paracardiaca. Sono tutti quadri che ovviamente ci devono far perlomeno pensare alla presenza di una raccolta che probabilmente si sta piano piano organizzando. Questo è un altro caso che vi faccio vedere, interessante, perché possiamo notare l'evoluzione. Guardate, concentratevi sulla data 20 maggio, paziente che arriva con un classico quadro di tipo flogistico. Qui riconosciamo fondamentalmente, sono delle radiografie molto vecchie, per cui ovviamente la qualità, me ne scuso per quello, però fanno parte abbastanza dell'antologia della radiologia. E quello che possiamo riconoscere è un addensamento parenchimale, poi possiamo discutere se probabilmente c'è o non versamento pleurico, però guardate cosa succede un po' di giorni dopo, circa un mese dopo. Vedete che è comparso un grosso versamento pleurico, ma soprattutto il paziente non ha eseguito un drenaggio prima di eseguire questa radiografia, ma soprattutto è comparso un livello idreo, cioè si è verificata quella situazione per cui versamento flogosi molto aggressiva ha portato alla formazione di una fistola broncopleurica, quindi comunicazione con immagine di livello aereo. Ecografia. Io sono abbastanza affezionato per vari motivi all'ecografia, soprattutto per quanto riguarda, anzi fondamentalmente per quanto riguarda la sua applicazione a livello pleurico e toracico. Possiamo avere vari pattern che identificano il versamento, un pattern di tipo cosiddetto eco-free, nel senso totalmente anecogeno, un pattern caratterizzato da piccole concamerazioni suddivise da vari setti, un pattern cosiddetto complesso, cioè con un'ecostruttura molto variabile senza veri e propri setti, o un pattern, un tappeto di echi distribuiti in modo omogeneo.
Il problema qual è fondamentalmente? È che in realtà se siamo abituati noi a pensare che trasudato vuol dire raccolta che presenta un aspetto anecogeno, in realtà poi non è sempre così, perché può succedere che i trasudati poi possano anche presentare un aspetto più complesso, e ci sono anche dei lavori recenti abbastanza contraddittori per quanto riguarda i numeri, alcuni dei quali addirittura parlano di una percentuale abbastanza importante che sfiora quasi il 50%. La situazione opposta è abbastanza simile, nel senso che almeno il 70%, almeno il 50% degli esudati possono avere sì un aspetto complesso, ma non possiamo quindi di fronte a una raccolta anecogena, ad esempio, essere sicuri che si possa essere di fronte a una raccolta non complicata. Questo ovviamente pone qualche problema di interpretazione, e bisogna essere anche abbastanza, non essere troppo aggressivi nel cercare di etichettare il versamento in modo assoluto verso una forma di tipo trasudatizio o di tipo esudatizio. In questo filmato vedete come si presenta un aspetto di tipo totalmente eco-free, cioè questo è un versamento abbondante, totalmente privo di echi. La cosa interessante, che è curiosa, il fatto di vedere all'interno di questo polmone, che è totalmente collabito perché c'è una teletasia passiva dovuta dal versamento, la presenza di tutti questi echi, il cosiddetto broncogramma aereo, che noi vediamo solitamente in TAC sulla radiografia del torace. Però la cosa interessante è che un'informazione in più che noi possiamo dare, che esiste un segno che è cosiddetto broncogramma aerodinamico, che va oltre quello che è il broncogramma aereo invece che noi vediamo all'attacco, nel senso che quando noi siamo di fronte a un broncogramma aereo non è detto che non possiamo escludere con certezza comunque una teletasia di tipo attivo, ma se invece noi ci troviamo di fronte a un broncogramma aereo di tipo dinamico, cioè che va e viene, a questo punto possiamo essere ragionevolmente convinti e molto più performanti nel poter escludere ad esempio una teletasia passiva. Questo invece è l'esempio classico, questo è un versamento settato, complicato, dove vedete che tutte le zone liquide sono totalmente separate da setti che presentano degli spessori più o meno diversi. E questo, secondo me, indipendentemente dalla diagnosi, dal fatto che sia una o l'altra cosa, poi magari se avremo tempo nella discussione aggiungerò quello che può essere il mio pensiero, può avere una certa rilevanza nel proseguo diagnostico. Qui invece vi voglio portare un filmato, si tratta dello stesso paziente, studiato con eco, con TC e poi con toracoscopia, solo per farvi vedere com'è l'aspetto dal vivo di questi setti che noi siamo abituati a, adesso non parte più ma fa niente, tanto l'abbiamo già via, adesso dovrebbe ripartire, forse, ok? Cioè, tanto per avere un'idea di come sono visti dal vivo i setti, come li vede il chirurgo quando fa la toracoscopia, il cavo pleurico con tutti questi setti che suddividono il versamento in tante piccole conglomerazioni rispetto a quello che è l'imaging nostro. Un secondo solo per una curiosità, soffermatevi sulla TAC. TAC nella quale oltretutto, seppur fatta col mezzo di contrasto, non c'è assolutamente nessuna traccia della presenza di concamerazioni. Questo ovviamente chi è un pochino navigato come radiologo queste cose le sa, non è che sono delle cose nuove. Però visto che tra il pubblico vedo tanti giovani, non dovete assolutamente meravigliarvi di trovare un versamento che ha un carattere complesso all'ecografia e un carattere totalmente omogeneo all'attack, perché evidentemente non ha il potere di risoluzione di contrasto sufficiente per poter individuare un segno che comunque ha la sua utilità.
Questo invece è un altro pattern dove è un sempre siamo di fronte a un quadro complesso, però dove non ci sono dei setti, ma semplicemente echi che si alternano con aspetti più o meno differenti. Questo può essere compatibile con l'empiema, ma io più spesso lo vedo anche nelle emorragie, un aspetto di questo genere. Vi faccio notare, vi porto due dati di questo lavoro che effettivamente demolisce un pochino quello che è il significato del riconoscimento del versamento pleurico settato, nel senso che dicono loro, questi autori, che non c'è nessuna evidenza la presenza o no di un versamento pleurico con queste caratteristiche poi influisca in modo chiaro sull'outcome del paziente e che quindi tutto sommato effettivamente può non avere una importanza notevole per quanto riguarda poi definire la prognosi. Effettivamente cosa vuol dire? Troviamo un versamento complesso che è modesto, possiamo anche fregarcene e provare prima con una terapia medica, ma non per questo dobbiamo essere aggressivi. Il discorso però è totalmente diverso quando troviamo un versamento pleurico con quelle caratteristiche, plurisettato, rispetto a un versamento pleurico limpido. Io parlo a parità di clinica perché cambia poi il percorso che noi possiamo utilizzare. E TC ovviamente l'TAC è la metodica regina sicuramente per quanto riguarda la diagnosi di pleurite e ovviamente in queste situazioni. Segni tipici sono quelli fondamentalmente due, cioè quello del riconoscimento di un ispessimento di solito regolare della sierosa pleurica associata a un evidente enhancement. Tutti i segni che quando ci sono hanno una specificità molto elevata, il problema è che spesso non ci sono. Voi vedete da questi vari lavori che più o meno tutti si equivalgono per quanto riguarda la sensibilità, che non è molto entusiasmante, così possiamo dire. Io invece qui vi faccio vedere 3-4 immagini, varie sezioni di questo paziente dove è stato un paziente abbastanza sofferto perché è un paziente giovane dove non è bastata la diagnosi toracoscopica, dove poi si è arrivati addirittura a una pleurectomia per poi arrivare alla diagnosi di una pleurite cronica sierofibrinosa, ma questo anche perché lì si è messo di mezzo anche il patologo, dove ha dato poi delle diagnosi inizialmente di quelle iperplasie atipie di tipo mesoteliale che stanno un pochino al confine tra mesotelioma e lesione di tipo infiammatoria. Chiaramente paziente molto giovane, a questo punto col rischio la spada di Damocle di avere un mesotelioma, ha preferito ovviamente, e questa è stata una decisione poi condivisa da tutta l'equipe medica. Però questo solo per dirvi come potete notare che molto spesso un quadro di pleurite cronica presenta, questo rifacendomi ai dati di letteratura che vi ho fatto vedere prima, dei segni molto sottili, cioè un ispessimento pleurico molto limitato, quasi di tipo impercettibile, che si associa anche a un versamento pleurico. Certo non un quadro che ci può dare una grande soddisfazione nel porre una diagnosi. Ovviamente il discorso cambia quando siamo di fronte al nostro classico empiema pleurico, dove per carità ci sono empiemi che non danno tutti quei segni che noi vediamo qua elencati in questa diapositiva, però sono presenti questi segni con una discreta frequenza. Ovviamente la presenza di raccolte che hanno un aspetto di tipo concamerato, ovviamente le enhancement pleuriche e l'ispessimento sono molto presenti rispetto a un semplice versamento seppur infiammatorio ma che non ha avuto l'evoluzione in empiema, e di solito ovviamente l'aspetto settato è classico, che però purtroppo di solito non vediamo mai all'attacco. Vediamo alcuni esempi. Questo è un esame che ho fregato a Giancarlo Cortese, che ovviamente lui non si ricorderà, però io comunque l'ho citato. È un addensamento parenchimale flogistico, una polmonite che si caratterizza per una complicanza
di un versamento pleurico che presenta comunque un aspetto concamerato, per cui ovviamente che ci può anche suggerire la diagnosi di empiema. Questa invece è una raccolta che, oltre ad essere pluriconcamerata, presenta tutte quelle varie bollicine che in realtà non sono tanto tipiche, non è la classica camera pleurica con livelli idraero, ma tutte queste bollicine effettivamente nel contesto di un versamento pleurico sono un pochino il corrispettivo dei setti ispessiti che noi vediamo all'ecografia, chiaramente una chiara manifestazione di versamento chiaramente classicamente di tipo infetto. Questo ovviamente è un segno da libro, lo split pleural sign, cioè caratterizzato da questo tipo di spessimento importante dove oltre alla sierosa pleurica viscerale e parietale vengono coinvolti anche tutti i tessuti circostanti, per cui è molto ben evidente, e quando lo si trova effettivamente noi siamo abbastanza soddisfatti perché possiamo con buona probabilità fare diagnosi di empiema. In questo caso c'è anche l'immagine ecografica dove vi dimostra la presenza di un versamento, in questo caso omogeneo ma però molto corpuscolato, che immagine che io però prima non vi ho fatto vedere, che vi faccio vedere adesso. Altro segno importante, dimmi se sto sforando, vado veloce. Altro segno importante ovviamente è l'ispessimento e l'iperdensità del grasso extrapleurico che vediamo nella sua massima espressione in questo paziente. Vado veloce su quelli che possono essere i versamenti di natura tubercolare, ovviamente si caratterizzano per la presenza di queste grossolane calcificazioni pleuriche. In questo caso abbiamo il classico empiema necessitatis aggressivo con interessamento anche delle regioni sottocutanea. Questa è un altro caso, una fistola broncopleurica in una tubercolosi, anche in questo caso l'aspetto, diciamo, l'ispessimento e le calcificazioni della pleura testimoniano la natura tubercolare. Questo invece è un caso di fibrotorace dove l'assenza di versamento pleurico e la presenza solo di questa cotenna fibrotica associata a calcificazioni comunque sono dei segni che ci possono orientare verso un'attività del versamento. Velocissimamente, l'importanza, abbiamo detto, la caratterizzazione importante, due fondamentali cose importanti che ci aiuta la TAC è quella della diagnosi differenziale. Due sono le diagnosi differenziali importanti: ascesso versus empiema e pleurite verso neoplasia. Sono le due situazioni più comuni, soprattutto forse la seconda nella quale noi ci troviamo di fronte e dobbiamo dare una risposta. Ovviamente esistono dei segni classici che noi dobbiamo andare a ricercare per la diagnosi di empiema: l'aspetto lenticolare, la presenza di un enhancement uniforme e sottile delle pareti, la compressione molto evidente del parenchima adiacente, gli angoli di raccordo con la parete di tipo ottuso sono tutti segni evocativi di raccolta pleurica, che quindi ovviamente ci consentono quasi sempre, non sempre, di fare la diagnosi di. Per quanto riguarda invece la diagnosi con le patologie maligne, esistono dei criteri vecchi perché fanno ancora riferimento ai vecchi lavori degli anni 90, per i quali viene indicato come un sospetto di ispessimento pleurico con versamento ma di natura maligna quando è presente un ispessimento con caratteristiche di tipo nodulare, quando l'ispessimento è importante, superiore a un centimetro, quando è circonferenziale, quando interessa la pleura mediastinica. Anche questi criteri sono un pochino gravati dal limite della sensibilità. Ovviamente le calcificazioni pleuriche sono un indice di benignità. Adesso vediamo due esempi che vi ho portato come siano diversi gli aspetti di un ispessimento pleurico benigno, molto regolare in tutta la sua estensione, contenente delle calcificazioni, invece un ispessimento un pochino più irregolare con alcune piccole mammellonature. Dalla regia mi dicono che il tempo è finito, vi dico solo una cosa, nel senso l'iter diagnostico più regolare, più
classico è quello di partire sempre dal radiogramma del torace, radiogramma del torace che poi deve seguire l'ecografia. Ad esempio, da noi i drenaggi pleurici li facciamo nel servizio di radiologia. Una volta deciso e fatto il drenaggio, se si può fare un drenaggio, si valuta insieme al clinico, al pneumologo, agli esami di laboratorio, la diagnosi. Se si arriva a una diagnosi, bene; se non si arriva a una diagnosi, si va alla TC, e a questo punto poi si può decidere se arrivare a una metodica di tipo diagnostico più invasiva sotto guida TC, oppure mandare il paziente a fare la pleuroscopia. Non vi dico niente della risonanza, semplicemente io non vi ho portato casi perché non ne ho, però questo ve lo dico se volete andarvi a leggere qualche articolo sulla diffusione. La diffusione ormai anche per il torace la si usa per qualsiasi cosa, ed effettivamente pare che abbia dei valori di sensibilità, prendetelo come messaggio, poi chi vuole se lo va a vedere, è veramente molto interessante, con sensibilità e specificità molto elevati, sicuramente superiori rispetto all'TAC e a tutte le altre metodiche. Grazie, e me ne vado. Grazie Luciano, scusa se ti abbiamo messo un po' fretta. Se rimani un attimino lì, ti faccio rapidamente la domanda che ti aspettavi. Cioè, cosa ne pensi dei famosi 73 state, non uno per uno, dice complessivamente, non uno per uno, dice il dottor Olivetti. Statements, parlo di ecografia polmonare, statements, degli intensivi. Ne penso questo, che fino adesso loro cato da soli, io loro intendo i nostri amici e colleghi anestesisti e medici d'urgenza, nel senso che quindi si sono riuniti, hanno preso alcune decisioni, hanno fatto questi statement da soli, nessun radiologo era presente, quindi sì, li condivido in parte un pochino, perché io faccio parte, dove lavoro, in un gruppo abbastanza aggressivo fatto da medici d'urgenza, che oltretutto erano lì a fare gli statement, eccetera, per cui condivido molto quelle che sono le loro valutazioni, nel senso che ne partecipo, però secondo me la cosa importante è che noi un pochino partecipiamo, anche se poi non lo utilizziamo in modo costante. A riguardo, noi ad esempio lunedì questo abbiamo organizzato un simposio a Torino, dove ci si incontra o ci si scontra, non lo so, lo saprò dopo lunedì, tra intensivisti, medici d'urgenza e radiologi, per cercare un attimino di fare un pochino di chiarezza e per non lasciare proprio solamente nelle loro mani la valutazione dell'ecografia polmonare per quanto riguarda la valutazione dell'edema, la valutazione dell'RDS, che io non considero una metodica a sé stante. Per me l'ecografia polmonare è un completamento alla radiografia standard del torace, assolutamente non. E che effettivamente, come diceva Fabio, hai detto anche delle cose interessanti per quanto riguarda il versamento e delle volte anche per quanto riguarda l'edema polmonare, delle volte, se ben associata alla radiografia standard, che ovviamente non se ne può fare a meno, può evitare magari anche di eseguire delle TAC più o meno inutili, o di portare dei pazienti dalla rianimazione in radiologia, che ovviamente i rianimatori non sono mai tanto contenti di portare in giro i loro pazienti, per cui l'abbinamento può effettivamente dare qualche risultato positivo. Grazie. Ok, grazie mille. Quindi la parola d'ordine è partecipazione, come diceva Giorgio Gaber.